Raccontaci l'aneddoto di Bomberman. Ah, questa è una bella storia. No, no, niente, tipo quando avevo 16 anni avevo i capelli lunghi, lì in giro, con degli amici, ero un po' preso male, sono andato in stazione, è arrivato questo tizio, non voglio menzionare nazionalità e religione, perché poi sembra razzista. Marocchino musulmano. E allora... Fammi fare un drum test. Si chiama a tutti i marocchini. E niente, ad un certo punto mi chiede se ho della droga e io gli dico no. Fai prima a dire il test. Comincia a darmi fastidio, allora niente, io prendo, vado via. Però non c'avevo ancora voglia di parlare dei miei amici, perché ho detto adesso mi siedo su degli scalini. Mentre andavo via lui mi dice per il culo. Importante capire chi era la sua amica. Che bel culo, dai! Erano Myron e la Camilla. Che erano? Che erano rispettivamente? Myron e la Camilla. Tuo amico e la tua amata. Sì, mi piaceva. Beh, sono importanti queste cose, ai fini della compressione. E niente, dopo che mi sono seduto su questi scalini, questo marocchino mi ha riraggiunto e mi ha cominciato tipo a chiedere se mi piaceva il cazzo. Ti piace il bivolo? No. Il marocchino mi fa la letto. Però ti piace la donna? No. Che cosa ti piace? E io? Niente. Niente, dopo ad un certo punto tipo arriva il suo amico che adesso è il mio amico di... Racconta invece di... Allora gli cade una bottiglia, lui tira su fuori dei cocci e allora tipo... Lui mi tira un pugno, io sono rimasto lì. Poi tira su un coccio, allora tipo io mi sghetto di brutto, però non potevo andare dai miei amici perché mi pagava tipo una pistola. Io ci ho creduto di brutto, faccio questo, c'è una pistola, se vado lì ci ammazza tutti, io non posso coinvolgerli. Allora scappo, fermo una macchina di due ragazzi che erano tipo, stavano andando in discoteca. Fermi, fermi, ci sono dei marocchini che mi importunano, dei signori che mi importunano. E allora mi fa, ma Bomber, ma noi stiamo andando a Milano, siamo in ritardo. E gli faccio, e l'altro, dai, fallo salire. E allora tipo io salgo in macchina. Tipo con la scusa che ero teso, scroppo qualche sigaretta, belli dell'acqua, belli dell'acqua, e loro sono lì, chiamano i carabinieri e continuano a chiamarmi Bomber. E ad un certo punto uno dei due si gira e dice, Bomber, ti sei smerdato, e da lì è nata la canzone di Bomber. Sei contento, Marco? Sì. Che l'ho raccontata con così tanto mio amico. Bomber, ti sei smerdato. E poi il pezzo finale dice, mi butto in mezzo alla strada e fermo una macchina che passava, grazie a Dio mi portano via, chiamano la polizia, tieni bevi un poco d'acqua, fumati una sigaretta, Bomber il nome che mi hai dato, non sei mi sono smerdato, proprio una filastrona. Rimasto nel legnato fino a ieri, ho gli occhi puntati su di me, qui non conta più chi sei, mi conta soltanto che sono gay! Armando, ti voglio bene, Armando! Saluto Myron, salutiamo Myron! Salutiamo Giorgio Marino! Ciao Giorgio! Salutiamo anche il signor Mecca, il ragioniero Mecca! Io saluto Berg! Ciao Berg! Ciao! Tutti i Dexter d'Italia! Morbid Angel! Morbid Angel! La mia gatta Bim, che mi ha tenuto compagnia in la gran figlia di Zia Micaela! Saluto a... Deficiente! Io glielo dico il cinema, gli faccio vedere anche il video!
Cesare sei un grande, però tua moglie è figa. La mamma di Matteo che... Ciao, Gaia, ha guardato un lancio, ho avuto io la fare. La tendenza omosessuale. No, ecco, magari non l'avevo ancora detto, adesso tutti, tutti lo sanno questa cosa, guardate che se c'è da essere stronzi. Beh, io ho un fratello negro. Ti può consolare. L'omofobia non esiste. Loro sono razzisti, loro sono i razzisti del gruppo, io. E lui è immigrato. No, allora... Salutiamo Giona. Giona! Ciao, Giona! Ciao, Giona!